Ci troviamo presso il Dipartimento di Scienze Cognitive della Fondazione di Studi Culturali dell'Università di Messina, in occasione della sesta edizione della Valigia dei Sogni dedicata a Francesco Rosi, un poeta della realtà. Siamo con Alessia Cervini, docente di storia del cinema, con la quale scambiamo qualche chiacchiera a proposito del film Cadaveri eccellenti di Francesco Rosi, appunto del 76, tratto da un romanzo di Leonardo Sciascia, contesto. Ecco, a proposito del film, volevo chiederti, ci sono due frasi, secondo me abbastanza significative e emblematiche del film. La prima è quella del procuratore interpretato da Max von Sydow, che a un certo punto dice: gli errori giudiziari non esistono. La seconda è quella finale, quella pronunciata dal dirigente comunista, che dice: la verità non è sempre rivoluzionaria. Ecco, qual è secondo te il significato da dare a queste due frasi? Riferimento all'impossibilità dell'errore da parte dei giudici, certamente è una frase che suona di particolare attualità adesso, quando si continua a parlare della possibilità appunto di introdurre qualcosa come la responsabilità dei giudici, la responsabilità penale e civile. Quindi anche questa, diciamo, è conferma dell'estrema attualità del cinema di Rosi, della capacità di continuare a parlare di attualità e veramente di temi che non smettono di essere all'ordine del giorno in Italia. È interessante che quella frase considero la attribuisca a Voltaire, cioè a uno dei padri a sottolineare una certa volontà oscurantista dei poteri forti delle istituzioni italiane, fra queste certamente la magistratura. E dunque far risalire allontano, all'inizio, diciamo, della cultura occidentale moderna, un cancro che poi è andato appesantandosi nel corso degli anni e dei secoli. Infine, lo stesso tono oscurantista che, devo dire, attraversa tutto quanto il film, che in alcuni punti addirittura diventa, diciamo, grottesco, risuona anche nella frase che giustamente ricordavi a proposito dell'incapacità dell'umanità di essere sempre rivoluzionaria. Lì la frase risuona ancora più forte perché è pronunciata esplicitamente da un dirigente del Partito Comunista. Dunque, diciamo, riconoscere anche dentro quello che almeno sulla carta doveva essere il partito più progressista e meno oscurantista, invece una certa E anche progressione. E anche il partito di partito opposizione al di potere. potere, come appunto voler sottolineare l'incapacità da parte di tutte quante le realtà politiche italiane di scardinare un sistema di intrighi che forse, diciamo, non è stata la convenienza di nessuno svelare, forse per questa ragione non si è svelato. Bene, Cadaveri eccellenti è tratto da un romanzo forse meno noto di Leonardo Sciascia, il contesto, ma Leonardo Sciascia sicuramente è un autore come Rosi, anche ancora oggi, di grande attualità proprio per le tematiche che tratta nelle sue opere, e il cinema, specialmente quello di impegno civile degli anni 70, si è accostato sicuramente alla sua opera. Intanto già lui in prima persona è stato sempre molto vicino al cinema. Poi ci sono tanti autori importanti, registi impegnati che si sono accostati alle sue opere: Damiano Damiani con Il giorno della civetta, Elio Petri con ben due film, ciascuno il suo è Totò Moto, Gianna Meglio con Porte Aperte e Emidio Greco con Una storia semplice, Consiglio d'Egitto, giusto per citarne alcuni. E naturalmente Rosi con questo Cadaveri eccellenti. Ecco, che si svolge
identificabile con la Sicilia, che diventa metafora di tutta l'Italia, come dici giustamente anche Sciascia. E ci sono molte scene, chiaramente, girate a Palermo, per esempio quella iniziale del convento dei Cappuccini, che però in parte, per quanto riguarda i primi piani, è girato anche presso le Sauga, dove c'è appunto anche lì un convento di Cappuccini con le mummie ben conservate. E quindi, se l'ambientazione è però è siciliana, però è chiaro che il discorso escono dalla realtà locale e diventa qualcosa di carattere generale che riguarda l'Italia e forse non solo l'Italia. Cosa ne pensi, Alessia? Sono assolutamente d'accordo con te con le illustrazioni che hai fatto. Beh, certamente la figura di Sciascia per il cinema, nel senso cinema politico di quegli anni, è stata una figura di riferimento fondamentale. E io credo che l'influenza di Sciascia in realtà c'era anche il richiamo specifico ai singoli romanzi che tu hai ricordato, ma io credo che Sciascia sia stato un elemento ispiratore per tutti questi registi, proprio per la figura di intellettualità che Sciascia proponeva, no? Come intellettuale sempre scomodo, sempre fuori dal coro, appunto un intellettuale radicale, non soltanto perché è eletto nel Partito Radicale, ma proprio perché per la sua posizione sempre esterna rispetto alla politica dei partiti, no? Così come purtroppo siamo ancora abituati a conoscere. Quindi anche in questo film di Rosi il riferimento a Sciascia appunto va ben al di là, no? del romanzo, delle ambientazioni che chiaramente appunto si richiamano a un immaginario sciasciano, però veramente io penso che qui Rosi faccia sua proprio quella idea di intellettualità, e qua Rosi davvero con questo film si pone nella stessa posizione di Sciascia, di colui che guarda la realtà italiana con uno sguardo sempre molto lucido, molto ficcante, di cui questo film credo che sia davvero uno degli esempi più rilevanti che ancora oggi è dato ed è consigliabile vedere. Bene, ringraziamo Alessia Cervini per la sua preziosa disponibilità. Grazie. Buona visione.